Questo è un centro che è qui da vedere. Prima, ho visto prima di questo inaugurato quello di Novara. Quindi anche Novara ha fatto una cosa incredibile ed era in Serie C quando l'ha fatto, non erano in A. Adesso vanno a vederlo anche in Serie A, è nato con noi e loro ci hanno tenuto al corrente di tutto, li abbiamo incoraggiati e hanno fatto bene. Quindi chi vuol fare bene e chi ha i mezzi per fare bene lo fa in ogni campionato. Il problema è che i problemi ci sono e noi li abbiamo, ma li hanno anche sopra di noi, li nascondono meglio. Abbiamo due tipi di rischi, uno che è quello economico e quindi è un rischio che lo determinerà la normativa economica di Coviso che è nostro. Poi c'è un altro rischio che non conosciamo, che è quello della giustizia sportiva, perché quello che succederà alla fine del mese di luglio lo vedremo quando il procuratore Palazzi avrà chiuso l'indagine e se farà dei deferimenti in funzione del calcio scommesse, quindi anche quella è una cosa che è preoccupante, perché può essere che ci siano di mezzo un sacco di società, come c'è da augurarsi non ce ne siano, ma le ipotesi sono due, o ce ne sono o non ce ne sono. E quindi siamo lì in attesa di vedere ste robe, perché può darsi che succeda di tutto e di più, se succede è un macello.